Buon pomeriggio a tutti, buona domenica. Come al solito ci vediamo durante i giorni festivi in un orario un pochino più tranquillo, le 17. Spero che abbiate tutti fatto buon pranzo con le vostre famiglie. Magari qualcuno di voi ha trovato anche la possibilità di fare una pennica pomeridiana, un piccolo lusso che magari non si riesce ad avere durante la settimana. Come al solito, prima di iniziare, vi ricordo di pigiare su questa freccetta che vedete qui sotto la mia faccia, dove leggete condividi, in modo tale da poter invitare più persone possibili a questi nostri, a questo nostro incontro. Naturalmente potete fare lo stesso, e cioè premere la freccetta condividi anche sul video che poi lascerò sul canale YouTube, sul blog ivanscalfarotto.it e ovviamente anche su questa pagina Facebook. Quindi per favore condividete la freccetta naturalmente lì. L'appuntamento per domani invece lunedì, sapete che la diretta è online tutti i giorni. L'appuntamento per domani torna quello consueto dei giorni feriali, sarà alle 14:30, quindi domenica oggi ore 17, ma domani lunedì 14:30. Fatemi cominciare prima di tutto questa diretta domenicale con un messaggio, diciamo così, personale, ma non soltanto, perché si riferisce a una persona che conoscete tutti quanti benissimo. Avete letto, se ne è parlato anche sui giornali, di Carlo Calenda, che ha scritto appunto che in questo periodo non sta partecipando a particolari eventi pubblici perché sua moglie Violante sta poco bene, sta male e appunto sta facendo la chemio, sta aspettando il trapianto per risolvere la questione quanto prima. Voglio anche in questa sede, l'ho fatto naturalmente anche in privato, dare il mio abbraccio più affettuoso a Carlo e a Violante, perché sapete, io ho lavorato con Calenda per 2 anni, sono stato uno dei suoi sottosegretari e quindi fatalmente quando si lavora insieme, oltre al rapporto di lavoro, al rapporto politico, si creano rapporti personali anche affettuosi, umani, molto forti, e questo è il caso appunto con Carlo, e quindi ci tenevo particolarmente a fare gli auguri a lui e a Violante in particolare, anche attraverso questo canale, essendo sicuro che tutti quanti voi siate con me nell'esprimere a Violante soprattutto gli auguri di una prontissima guarigione. Quindi la nostra energia mentale è con voi e un abbraccio a entrambi. Bon, prima che mi commuova, passiamo oltre. Volevo segnalarvi in particolare un articolo di oggi che è uscito sul Corriere a firma di Federico Fubini, uno dei, diciamo, degli articolisti di punta, in particolare per quello che riguarda l'economia, che segnala appunto alcuni segnali particolari, molto preoccupanti, di rallentamento della nostra economia in questi mesi di governo giallo-verde. Voglio dirlo con grande chiarezza: io so benissimo che molti osservatori hanno una valutazione, diciamo così, quantomeno controversa sul governo Renzi e sul governo Gentiloni, però io su questa cosa vorrei essere di una chiarezza quanto più limpida possibile. Non vi è dubbio, e questo è un dato di fatto, che tutti i parametri economici italiani dal 2014 al 2018 sono migliorati, e sono migliorati sensibilmente. Ora, naturalmente, quando il dato è così inequivoco, chi lo vuole contestare fa ogni sorta di paralleli, paragoni con altri paesi, con altre fasi storiche, ma resta il fatto che al di là delle polemiche e dei tentativi di sminuire quelli che sono stati i risultati economici tutti, dalla produzione industriale alle esportazioni, al numero degli occupati, al parametro poi principe, che è quello della misurazione dell'andamento del prodotto interno lordo, sono andati dal campo negativo al campo positivo e si sono assestati positivamente in modo inequivoco. E su questo, come dire, io sono sempre disponibile a conversare, a dibattere con tutti, ma su questo non c'è dubbio, punto. È un dato di fatto, non c'è un dato di verità, non c'è nient'altro da dire. Cosa dice oggi il Corriere? Attenzione che questi dati negli ultimi 3 mesi sono molto molto rallentati, a partire dal fatto che i dati, diciamo così, valutari ci dicono che 45 miliardi di euro sono usciti dal nostro paese e quindi c'è uno spostamento di valuta, quindi di soldi veri e propri dall'Italia ad altri paesi, c'è una sorta di emorragia
che si sta producendo, che non è segno di fiducia da parte dei mercati. Fubini segnala anche la diminuzione di posti di lavoro, dice appunto che sono 90.000 i posti di lavoro in meno a giugno e luglio, fa anche un calcolo giornaliero, dice sono 1.131 posti di lavoro che si sono persi ogni giorno, quando fino a qualche mese fa se ne producevano 900. Quindi da più di 900 posti di lavoro creati al giorno a più di 1.000 che vengono distrutti ogni giorno, e diciamo, non succedeva dal 2014 che per ben 3 mesi il numero di posti di lavoro creati fosse negativo, e quindi c'è quest'altra preoccupazione. Un altro parametro riguarda le ore di cassa integrazione. A maggio erano 50.000 ore in meno rispetto al maggio precedente, a luglio sono state 878.000 in più del luglio 2017. E quindi, dice giustamente Fubini, attenzione a questi dati. Sono sicuramente dati di un periodo ristretto, perché il governo è in carica soltanto, come vi ricordate tutti, dal 1° di giugno. Però certo è il fatto che la incertezza che deriva dal dibattito anche tra le forze di governo, tra i vari ministri, tra i vari esperti della Lega, di 5 Stelle, Savona che dice una cosa, Tria che ne dice un'altra, Giorgetti che ne dice un'altra ancora, e chi vuole superare il 3% di rapporto tra deficit e PIL, e chi invece dice che non è così, e poi un giorno si dice che lo spread non conta niente, che le agenzie di rating sono traditrici, e il giorno dopo si dice che invece la manovra sarà fatta per rassicurare i mercati. Tutta questa, diciamo così, babele di opinioni così diverse, è evidente che rispetto agli operatori economici crea una notevole incertezza. Il mondo dell'economia, il mondo della finanza e anche il mondo delle aziende sono mondi che sono, come dire, fatalmente destinati a prendere decisioni quantomeno diciamo, in un periodo medio-lungo. Sono costrette a programmare gli investimenti, a programmare le spese, a programmare quelli che sono i costi da sostenere, a programmare l'esposizione con le banche. Devono prendere molte decisioni e lo fanno con maggiore o minore tranquillità a seconda di quello che è il panorama politico. È evidente che questa molteplicità di voci, questo continuo stop and go, questo voler da un lato strappare e dall'altro rassicurare, lascia gli operatori, appunto quelli che devono prendere le decisioni di cui stiamo parlando, in una situazione nella quale probabilmente è meglio non esporsi, è meglio non decidere, perché nessuno sa effettivamente poi alla fine quale sarà la tendenza prevalente tra le varie che emergono nel dibattito. E questo è un tema eminentemente politico. Ecco, io, se devo dire la verità, una delle cose che è stata importante negli anni dei nostri governi, e una delle cose che secondo me sono importanti perché la politica deve dare, è anche una sicurezza, una certezza, una stabilità nella direzione. Chi sta al timone del paese deve necessariamente fare in modo di avere una visione, non dico di lunghissimo periodo, diciamo, non siamo come i cinesi che stanno preparando il centenario della rivoluzione nel 2049, ci stanno lavorando già oggi, purtroppo non abbiamo il lusso di poter decidere con tanti anni d'anticipo, ma quantomeno in uno spazio di legislatura l'idea di dove andare dovrebbe essere chiara. Avendo le nostre forze politiche al governo anche obiettivi completamente diversi, perché c'è chi ritiene il reddito di cittadinanza che sia prevalente, chi ritiene che sia invece prevalente, che so io, la flat tax, e naturalmente sapendo che le risorse a disposizione sono poche, tenuto conto poi che bisogna sempre trovare quei 12-13 miliardi per evitare che partano le clausole di salvaguardia e quindi che aumenti l'IVA, oltre al fatto che grazie sempre a questa incertezza la spesa per interesse sul nostro debito pubblico sta aumentando a dismisura ed è aumentata a dismisura negli ultimi tempi, per cui altri 4-5 miliardi vanno trovati per poter pagare i maggiori interessi che sono causati dal governo e dalla irresponsabilità del dibattito di cui il governo si fa protagonista, ebbene si capisce che tutto questo non favorisce quella serenità d'animo che è richiesta agli operatori economici per prendere decisioni positive per il paese. Questa è una responsabilità evidente che il governo ha, e quindi è giusto che sia loro ascritta.
Detto questo, però sappiamo che il dibattito è un dibattito poi sempre a colori estremamente accesi. In queste ore abbiamo visto Salvini dire tutto il contrario di tutto sui magistrati. Vi segnalo la polemica, per esempio, tra Toti e Di Maio. Toti da amministratore locale, tra l'altro io spesso non sono d'accordo con lui, ma è sicuramente una persona equilibrata con la testa sulle spalle. Quello che sta cercando di fare è di dire, sulla base delle carte che abbiamo in questo momento, sulla base degli accordi, la cosa più sensata da fare è partire il più presto possibile con la ricostruzione del ponte, che naturalmente tiene Genova divisa in due. Facciamolo nel modo più rapido possibile, cerchiamo di venire il più rapidamente, appunto, il più velocemente possibile incontro alle persone che hanno dovuto lasciare le proprie case. E dall'altro lato però si scontra contro l'approccio ideologico, sempre l'approccio ideologico di Di Maio, che ha sempre la sua tecnica, no? Quella di dire io la sparo più grossa possibile, rispondo alla pancia della gente, qualsiasi siano le conseguenze. Quindi cosa dice Di Maio? Oggi l'ho sentito al telegiornale dire questa frase di grande effetto: non faremo ricostruire il ponte a chi l'ha fatto cadere. Benissimo, in via di principio è probabilmente esattamente quello che ci si vuole sentire dire. Se Autostrade aveva un ponte, quel ponte l'aveva in mano, il ponte gli è caduto in mano, via Autostrade, subito via. Ora il problema è che se dal punto di vista legale tutto questo rende il lavoro molto più lungo, perché Toti dice se le convenzioni stabiliscono che le autostrade debbano ricostruire il ponte, ricostruiscano il ponte a loro spese, naturalmente, e poi le responsabilità saranno sicuramente accertate, ma tirino fuori i soldi e restituiscano il ponte a Genova nel più breve tempo possibile. Però questo è chiaro che si scontra con l'esigenza del popolo di vedere il sangue, no? Di dire barabba barabba, secondo la tecnica del Movimento 5 Stelle. E se per poter dire barabba barabba poi alla fine il ponte ritarda di 2 anni, fondamentalmente chi se ne frega. Questo è un atteggiamento, secondo me, sbagliatissimo, che specula quindi sul dolore delle persone, specula sulla rabbia delle persone, ma che non dà risposte al paese. Io penso che questo tifo da stadio, questo sollecitare sempre, che poi è anche una tecnica di Salvini, di sollecitare sempre gli istinti più bassi, la pancia del paese, di essere sempre così viscerali, sia una cosa che deve smettere. Oggi io mi sono permesso di fare un piccolo rimbrotto al mio successore, alla persona che ha preso il mio posto al governo, che si chiama Michele Geraci, persona che tra l'altro io conosco benissimo perché lui era un professore che insegnava a Shanghai. Io sono stato 10 volte in Cina in circa un anno e mezzo, quindi Geraci l'avevo conosciuto molto bene, l'ho conosciuto molto bene, ho avuto grandi occasioni di discutere con lui, è persona con la quale spesso non concordo, ma che stimo sicuramente. E Geraci oggi fa questo post dicendo che al termine della sua prima missione in Cina ha stipulato un accordo, un memorandum of understanding con il governo cinese sulla cooperazione tra Italia e Cina in altri paesi, in paesi terzi. E che questo deriva dal fatto che lo stesso Geraci ha creato una task force per la Cina al Ministero dello Sviluppo Economico. Ora, io sono molto contento che questo MOU, questo accordo, questo memorandum of understanding sia stato firmato, ma mi sono permesso di dire a Michele Geraci, glielo dico anche qui, che non è che diciamo, la task force sulla Cina creata 2 settimane fa o 3 settimane fa possa aver prodotto adesso un accordo col governo cinese. Naturalmente su questo accordo si stava lavorando da anni, è stato un lavoro certosino che io stesso, appunto, discutendone spesso anche con Geraci in Cina, lavorando con l'ambasciatore Sequi, uno dei nostri migliori ambasciatori in giro per il mondo, appunto ci si è lavorato tantissimo ed è molto bene che adesso il governo che ha preso il nostro posto e quindi Geraci che ha preso il mio posto abbia finalmente concluso questo processo ed è giusto che ci sia una continuità istituzionale. L'Italia nella politica estera è sempre l'Italia, ora qualsiasi sia il governo, poi alla fine la bandierina tricolore sul tavolo ce l'avevo davanti io, ce l'ha davanti Geraci. E allora è giusto dire benissimo che si sia fatto l'accordo, ma è un accordo che naturalmente riguarda il paese, non riguarda soltanto questo governo e tantomeno riguarda la task force, che appunto è magari una splendida idea, me ne complimento, ma che certamente in 3 settimane non può aver dato luogo a un accordo con un governo come quello cinese, che poi quando fa le cose le fa pensandoci su con grande attenzione e grande cura del dettaglio. Quindi, almeno in politica estera, se non negli altri settori, dismettiamo questo tono da tifoserie e cerchiamo di mettere davanti gli interessi nazionali, che sono la cosa più importante.
L'ultima cosa che voglio dire, sempre in termini di comunicazione, è che ho sentito questa stranissima cosa detta dal presidente del Consiglio Conte alla Fiera del Levante, dove ha detto che l'8 settembre è stato un momento di ripartenza, che appunto l'8 settembre ieri ricorreva questa data importante, quando appunto l'Italia sostanzialmente lascia l'alleanza con la Germania, sapete, è un momento di... Certamente di grande cambiamento, ma non certamente un momento di grande ripartenza, nel senso che l'Italia dell'8 settembre è un'Italia smarrita, che non capisce che cosa stia succedendo, che cambia fronte, che vede appunto la testa del paese essere sostanzialmente decapitata e vive un momento di passaggio estremamente inquietante, angosciante probabilmente. Tant'è che qualcuno, e appunto, Conte ha detto: ah, bellissimo, lì riparte la fiducia dell'Italia e il mio governo vuole essere il governo che vuole far risentire agli italiani quella fiducia. Tant'è che qualcuno degli osservatori ha detto: ma forse è confuso l'8 settembre col 25 aprile. Io non lo so, ma certamente è strano, diciamo così, è stato strano sentirlo. È un minuto e mezzo che trovate in rete molto facilmente. Però devo dire, sono cose che lasciano abbastanza perplessi. Continuamente questa nuova classe dirigente si lancia in delle... Dal corpo umano fatto con il 99% di acqua all'8 settembre, momento della ripartenza, della rinascita del paese, davvero qualche volta, adesso io non voglio, so che in questa fase non è particolarmente popolare la competenza, lo studio, il rigore scientifico e la conoscenza storica, però lasciatemi dire che davvero qualche volta a sentir dire queste cose si resta abbastanza spiazzati. Va bene, io mi fermo qui, è domenica e quindi non voglio, come dire, togliere troppo del vostro tempo alle famiglie e giustamente al riposo. Vi ricordo naturalmente che ci vediamo qui domani alle ore 14:30. La richiesta, come al solito, è di pigiare la freccettina che vedete lì sotto in modo tale da poter fare sì che altre persone possano vedere questo video, naturalmente su YouTube, sul mio sito ivanscalfarotto.it e... Perché no, su questa pagina Facebook. Ciao, buona domenica a tutti, a domani. Ciao!